Si preannunciano settimane difficili per gli automobilisti che dovranno percorrere la 24 tra Teramo e L'Aquila. A partire da ottobre, infatti, una sola galleria del Gran Sasso sarà aperta alla circolazione con senso unico alternato regolato da un semaforo. Questo sistema consentirà il passaggio dei veicoli per 5 minuti ogni mezz'ora, creando inevitabilmente attese prolungate e disagi. Gli interventi, che dureranno circa 45 giorni, sono necessari per garantire la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e per la protezione delle infrastrutture, che includono i laboratori di fisica nucleare e i tunnel autostradali. Le previsioni di disagi non riguardano solo i pendolari, anche la CNA Teramo ha espresso preoccupazione per le ripercussioni sul sistema produttivo locale. Il traffico commerciale e industriale, infatti, potrebbe subire rallentamenti significativi a causa delle limitazioni imposte dai lavori. Ovviamente sono uno dei primi per quanto riguarda per la sicurezza. Sappiamo benissimo che questa chiusura, a quello che sia stata dichiarata, è un discorso di sicurezza per una sistemazione e quant'altro, ma torno anche un pochettino indietro nel riferimento che già di come erano nati, di un traforo del Gran Sasso che aveva due sensi e praticamente con un'unica con doppia corsia. Adesso siamo tornati, siamo con un'unica corsia. Adesso con questo evento di questa fermata per 45 giorni, di quello che è stato dichiarato fino adesso, il problema, secondo il mio punto di vista, incomincia a essere preoccupante. Preoccupante perché per me il traforo è, la chiamo coast to coast, cioè un collegamento tra la costa est e ovest dell'Italia. Sappiamo benissimo che ovviamente c'è anche la 25 che porta su Pescara, ci mancherebbe, ma sappiamo bene che sul Terramano, che è la provincia più vicina nelle Marche, quindi che si affaccia al nord Italia, è un'economia molto fiorente. I lavori nel traforo del Gran Sasso rappresentano un'importante operazione di messa in sicurezza, ma porteranno con sé disagi significativi per il traffico. Ho già degli input da parte della FITA, che sappiamo benissimo che è la FITA Abruzzo e FITA Italia, per quanto riguarda i trasportatori collegati della CNA, dove già mi stanno chiedendo quale possa essere i rimedi o quello che possiamo fare. Però il problema fondamentale in questo istante, ce lo dobbiamo dire, è che se uno mette davanti il concetto di sicurezza, non lo mette in dubbio, ma bloccare un'arteria così importante, un traforo, mettendo un senso alternato di marcia, dove potrà capitare ipicamente che ci siano dei mezzi che stiano fermi su dei viadotti, su dei alzari, anche avvicinandoci al periodo invernale, sappiamo benissimo che quella strada è molto particolare. Quindi di conseguenza, da un mio punto di vista, sarà un danno sicuramente economico, non di poco conto, ritardi anche nelle lavorazioni, ma ci sarà anche un problema di sicurezza. Sicurezza dei mezzi che saranno fermi in tutti e due i versanti, in attesa di poter attraversare il Gran Sasso.